momento della puntata numero 5, 8, 9. Partiamo questa volta dall'apertura e inaugurazione del giovedì universitario che ha popolato la discoteca Even di Teramo, per poi arrivare in quella che è la fiera del fitness e del benessere che si è svolta per 3 giorni consecutivi al centro commerciale Megalò e andare a vedere quella che sarà la chiusura della discoteca più bella d'Italia estiva, che è il Babalù, tornare nuovamente ad un'apertura, però questa volta a Pescara, e quella del venerdì del serata universitaria, non puoi mancare, è l'Even di Teramo che siamo andati con la nostra telecamera a visitare. Cari amici di Weekend e dintorni, inizia un'altra grande notte attraverso il mondo degli universitari. Sto parlando del giovedì universitario di Teramo, discoteca Even, organizzazione Antonio Persano, in collaborazione con un grande staff, una grande discoteca come il BB. Non vi basta? Entriamo dentro e guardiamo le immagini di Weekend e dintorni. Trovo sempre con grande amore Tiziana Mattio, è il titolare di questo bellissimo locale. Una parola per gli amici di Weekend e dintorni. Allora, innanzitutto vi ringrazio, gli amici di Weekend e dintorni, siete sempre in forma, sempre bellissimi, e mi raccomando, sempre così. No, a parte gli scherzi, il giovedì notte è carico, è giusto che Weekend e dintorni sia con noi per una bella atmosfera, una bella situazione. Poi con una grande console e una grande proprietà come Daniele e un grandissimo locale, venite a Teramo all'Even, bellissimo. Proprio la serata universitaria per eccellenza, Christian? Sì, direi tutto comunque, se vedete, tranne che universitario, una serata proprio doc. Comunque finisce il disco, una parola sola, Even, Bulli e Fupe 2007-2008, tutto top. Daniele, buonasera. Buonasera. Mamma mia, quanta gente. Normalissimo. Pensiamo forti. Di la verità, te l'aspettavi? Diciamo di sì, perché l'organizzazione è fortissima. Poi il locale è stato rifatto in un certo modo, con un certo architetto, venuto da fuori. C'erano tutti i criteri per fare bene, poi noi ce l'aspettavamo. Io ringrazio tutti quanti, a partire da mio padre, mia madre, che mi hanno dato la mano grandissima, gli organizzatori. Grazie alle Weekend e dintorni, vi aspetto, il locale è bello, la gente c'è, aspetto, Villa Pavone e Teramo. It's been some time since we last spoke. This is gonna sound like a bad joke. But mama, I fell. Io non ho parole, veramente. Ma come ti dobbiamo chiamare? Ciao a tutti, io sono Max, ciao. Senti Max, che cosa ci fai stasera? Stasera vi faccio un cocktail alla frutta buonissimo, faccio innamorare tutte le donne con questo cocktail alla frutta, è sicuro. Elio, buonasera! Non mi torturare. Senti, ma sei proprio ovunque, tutte le belle serate, tutte tu. Beh, comunque, devo dire che non me l'aspettavo, sinceramente. È un ambiente che non ho mai visto, mai frequentato. Molto divertente. Un po' troppo pieno. È un'altra notte finita qui all'Even di Teramo. Siamo ormai stanchissimi, ma la gente continua ad entrare. Una buona notte a tutti i telespettatori di Weekend e dintorni.
a Megalo siamo andati a vedere per 3 giorni consecutivi la fiera del fitness e del benessere, che al centro commerciale La Forma ha fatto ritornare. Weekend dintorni insieme al Megalò per questo anniversario, una festa dedicata anche al fitness, questo è il tema. Abbiamo qui con noi il vice direttore. Ma eravamo ansiosi di poter provare come primo centro commerciale, credo, non so in Italia, però comunque in Abruzzo, a ospitare una fiera che generalmente si tiene in, appunto, strutture specializzate. E nello stesso tempo siamo contenti perché ospitiamo una fiera di questa portata all'interno del centro commerciale durante il nostro anniversario. Questo è il nostro secondo compleanno. Contemporaneamente alla fiera noi abbiamo anche un concorso, corsa premi, in cui mettiamo più di 26.000 euro di premi in palio, di cui 16.000 di buoni acquisti da rispendere nel centro, più una Fiat 500 da vincere nell'estrazione finale che si terrà nei prossimi giorni. Siamo qui con Nora Liberi, che incontriamo con il Girasole, con il suo gruppo, la sua organizzazione. Parliamo un po' di questa scelta, non solo del centro per questa festa, ma proprio della tipologia di evento un po' insolita, no? Certo, abbiamo unito al compleanno, al secondo anno del, appunto, anniversario del Megalò, questo primo evento, prima edizione di fitness e benessere e tempo libero, che è una novità per un centro commerciale. Sono contenta perché chi mi conosce nel mondo della sposa, e invece ho avuto un grosso riscontro anche in questo settore, per me completamente nuovo. Sono molto contenta, ci sono oltre 30 aziende, tutti i giorni c'è un ricco programma di esibizioni. Io sono in collaborazione con il centro Megalò, quindi ringrazio la direzione, al direttore Scandelli e al vice direttore Crivelli dell'opportunità datemi di poter insieme portare avanti questa prima edizione. Sono contentissima, Stefano, come ti puoi notare ci sono tantissime persone, sono tutti contentissimi e qualcuno già mi chiede per l'anno prossimo se ci sarà appunto la seconda edizione. Sicuramente c'è, perché è già stata confermata dal centro commerciale, e quindi sono contenta. Come fai a tenere in piedi tutta questa situazione, essendo una manifestazione molto ampia, in un posto così grande? Devo dire, sei infaticabile, sei da sola, come... Dietro di me c'è uno staff che lavora e soprattutto c'è una voce, ma la voce di Gisella ormai è molto più famosa. Noi abbiamo creduto molto in questo evento, anche se il primo evento come fiera del fitness. Ringraziamo a tutte le aziende che hanno aderito e ci hanno dato fiducia da subito, perché è più facile aderire a un evento arrivato alla nona edizione che a un evento zero. Romina, Sporting Cyborg, parliamo di questa palestra. Che dire di questa palestra? È bellissima, è grandissima, attrezzatissima, e siamo tutti una grande famiglia, quindi sono tutti ben invitati a venire a conoscerci. Siamo contentissimi, c'è tantissima gente, noi abbiamo consegnato tanti volantini, ci fa piacere che c'è anche abbastanza interesse da parte della gente. Noi facciamo attività in generale di fitness, quindi tutto ciò che riguarda la sala pesi con i corsi, aerobica, step, poi anche cose un pochino più rilassanti tipo lo yoga, il pilates, lo stretching, e ci sono anche degli allenamenti personalizzati, quindi anche con consigli alimentari, con ginnastica correttiva, a seconda di ciò che ognuno vuole ottenere dal risultato della palestra. Allora, ricordiamo dove si trova la Cyborg Palestra. Viale Unità d'Italia 551, Chieti Scalo. Allora,
nostro centro si trova a Francavilla al Mare, presso il palazzetto dello sport, contrada Valle Anzuca. Si occupa di tutte le attività sia aerobiche che in acqua, infatti abbiamo una piscina, e attività acqua fitness, e soprattutto sia per i bambini dagli 0 ai 12-13 anni. Ai 12-13 anni, ma anche per persone comunque anche più grandi, quindi avete anche spazio. Diversi tipi di attività, per i bambini l'hip hop, ritmica, break dance, e per gli adulti lavoro aerobico e sala attrezzi. Il nostro è un centro sportivo che si muove su 360 gradi, possiamo offrire attività classiche aerobiche, le classiche attività che si fanno in sala, quindi step, pump, gag, stretching, possiamo offrire attività in piscina, quindi tutte quante le attività che riguardano l'acqua step, l'acqua bike, l'acqua gym, trattamenti in acqua personalizzati anche, massaggio in acqua, riabilitazione in acqua, l'attività classica della palestra, quindi sala pesi, con tutte quante le conseguenze che possono portare allenamenti, anche qui personalizzati attraverso i nostri personal. È da vivere tutto quanto l'anno praticamente il nostro centro. Allora, siamo qui per l'intervista con la nostra amica responsabile appunto del luogo che ci sta ospitando, Biostudio. Qui per voi un'occasione in più, quindi per ricordare cosa avete fatto in questa giornata di domenica, dove c'è un bel movimento. Bellissimo movimento di persone. Oggi domenica ancora più degli altri giorni. È stato un bel afflusso, bello, proprio tantissime persone. Quali sono state le domande ricorrenti di questa giornata, forse dove c'è il maggior numero di gente? Abbiamo dato diversi campioni prova delle cosmetiche che abbiamo, e poi della ricostruzione, sempre molto richiesta, molte persone lo richiedono, anche le ragazze più giovani, e poi delle dermologie, delle LPG. Vedo che ci sono dei buoni sconto qui sul vostro bancone. Sì, buoni sconto sul primo trattamento a scelta da fare quando si vuole, perché comunque non hanno scadenza. Una bellissima ragazza rossa, però che diciamo sponsorizza una palestra tutta rosa. Di quale palestra stiamo parlando? Di Curves. Curves è la più grande catena di franchising per le palestre solo donne. Ci sono più di 10.000 centri in tutto il mondo, e in solo mezz'ora del vostro tempo potete ritrovare la forma allenandovi 3 volte a settimana. E c'è tantissima gente, ringraziamo il Girasole che ha organizzato questa manifestazione. Nora Liberi. Nora Liberi, grazie, perché ci ha permesso di farci conoscere a tante persone, tante donne che speriamo verranno a ritrovare la loro forma nei nostri centri. Circuito che dura 30 minuti, possono venire quando vogliono nell'arco della giornata, fanno 30 minuti e vanno via. Sì, sono macchinari di resistenza idraulica, quindi non devono sollevare pesi, devono solo spingere e tirare delle leve. Sì, nessun rischio di farsi male. Ed eccoci qui con Federica Belli, campionessa italiana, europea e mondiale di fitness. Mi è piaciuta molto l'iniziativa per quanto riguarda la prima edizione del fitness, perché penso che sia importante in questo centro qua, specialmente che è il più grosso di Abruzzi, fare attivare una manifestazione così importante che racchiude non solo il fitness ma il benessere, la bellezza, i centri e un po' tutto quello che è. Allora, mi trovo accanto a Marco della palestra Nautilus. Allora, ricordiamo dove si trova e quali sono i trattamenti e i servizi che offrite chiaramente ai clienti. Allora, noi stiamo a Scafa, in corso Primo Maggio 101, proprio al centro di Scafa, quindi è impossibile non vederci. I trattamenti sono quelli ormai noti un po' a tutti delle palestre, dei centri fitness, quindi andiamo chiaramente dal bodybuilding a ginnastica posturale, ai vari corsi di aerobica e così via. Ormai i corsi sono comuni un po' a tutte le palestre. Quello che è importante sicuramente è l'ambiente dove ci si va comunque a allenare, che deve essere un ambiente molto molto familiare, e noi siamo contentissimi di essere qui in questa nuova fiera del fitness qui all'interno del Megalò, e speriamo di in qualche maniera soddisfare tutta la clientela del Megalò con le nostre esibizioni e quelle delle altre palestre.
Sempre qui a Megalò sono in compagnia del titolare dell'Anti-Smoking Center, Carlo Di Carlo, e della assistente, chiamiamola così, Tania, che adesso ci parleranno un attimino di come si fa a smettere di fumare, perché smettere di fumare è importante per il benessere di una persona. Allora Tania, spieghiamo qual è il metodo. Allora, praticamente si basa tutto su un'elettrostimolazione auricolare, andando ad agire su diversi punti del padiglione, quindi andiamo a stimolare le endorfine, che sono quelle ghiandole da cui dipende appunto la dipendenza al tabacco. Praticamente andiamo a stimolare con una macchina il padiglione auricolare in diversi punti. È una macchina riconosciuta dall'Associazione Italiana Antifumo, quindi anche dal Ministero della Salute. Noi andiamo solo per appuntamento, abbiamo due sedi ubicate a Montesilvano in Corso Umberto con un numero 085 44 55 200 e un'altra sede l'abbiamo a San Benedetto del Tronto in Viale Crispi con un numero di telefono 0735 59 5400. La nostra associazione si occupa di pattinaggio artistico e da quest'anno anche di pattinaggio in linea. Facciamo tante specialità, ci sembrava importante dare una vetrina promozionale bella e grande come questa per invitare i giovani a fare sport con noi. Uno sport che fa spettacolo, perché noi facciamo anche sincronizzato. Abbiamo visto anche dalle immagini. Facciamo anche agonistica, abbiamo i ragazzi che sono campioni d'Abruzzo, facciamo le coppie, facciamo individuale, tante belle cose. Quindi invitiamo i giovani dai 5 anni in su a venirci a trovare, noi li facciamo provare gratuitamente e se si entusiasmano parteciperanno alla nostra squadra. Parliamo dell'associazione Atena, scuola di ginnastica. Parliamo un po' meglio delle vostre attività. Allora, sì, noi siamo una società Atena e operiamo nella città di Chieti da circa 30 anni. Quindi svolgiamo un'attività promozionale di ginnastica sia generale che ritmica e la nostra attività è aperta a tutti, tenuta da istruttori specializzati, tecnici federali, giudici nazionali. Cerchiamo insomma di aprire il nostro lavoro un po' anche alle scuole, agli insegnanti che si interessano di questa disciplina, sempre a scopo formativo ed educativo, visto che la ginnastica è la base di moltissime attività sportive e permette anche una sua ulteriore evoluzione anche in diverse discipline sportive successive. Presentiamo la piscina Lenaidi, anzi il centro sportivo Lenaidi, perché ci conoscono tutti prevalentemente come piscina, che giustamente siamo, però abbiamo anche l'area parco per gli spettacoli, nonché una palestra molto molto attrezzata e quindi stiamo facendo promozione per questa stagione autunno-inverno 2007-2008 e niente, invitiamo tutti quanti a venirci a trovare, abbiamo dei buoni omaggio da distribuire alle persone che vorranno intervenire per provare le nostre attività e quindi siamo qui alla Fiera del Fitness. Luciano Di Renzo che sta facendo delle pubbliche relazioni, abbiamo qui anche le piscine, quindi in questo caso le Naiadi. Abbiamo poca acqua ma tanta immagine dell'acqua. Tanta carne a fuoco in questo caso. Carne a fuoco, sì. Dobbiamo portare le persone in piscina, quindi abbiamo portato le immagini di tutte e due le piscine, sperando che poi tutti quanti ci vengano a trovare, perché pochi sanno che funzionano un po' tutte e due le piscine. E non ci dimentichiamo di una cosa, lei ne sarà testimone perché quando verrà potrà dirlo. Non c'è solo piscina, ci sono tante palestre, tante attività, basta guardare lì e forse vedere anche il filmato che c'è, poi ci si può rendere conto. C'è un po' di tutto e... Anche palestra? Tante palestre, tante palestre, sono circa 1000 metri di palestra tutte e due le piscine, quindi ne vale la pena. Ci avviciniamo a Marcello Bottini, giusto? Eccolo qui, buonasera. Abbiamo allestito due linee di tiro simulato con due simulatori, sono ovviamente attrezzi sportivi che vengono utilizzati per l'attività sportiva, in questo caso vengono utilizzati con un simulatore che i ragazzi adoperano per l'allenamento. Però gli attrezzi sportivi sono reali. Noi abbiamo il poligono qui a Chieti, in Contrada Valle Para, e abbiamo a disposizione alcune linee per l'area compressa, linea a 25 metri per il tiro accademico,
e Lino a 50 metri per sempre per il tiro accademico. Solitamente inizia la stagione con il campionato regionale, il campionato delle regioni, quindi tutte le sezioni dell'Abruzzo si incontrano. Alla fine c'è ovviamente risultato a squadra individuale. Da dire che abbiamo tra di noi una ragazza, questa sera insomma non c'è, che è andata alle finali di Napoli e quarta nazionale assoluta. Entriamo subito nel vivo della vinoterapia con Linea Nova e soprattutto con Maria Teresa. Un primo saluto e un primo ringraziamento sicuramente va al professor Iasonna, che è l'amministratore unico della nostra azienda, appunto di Linea Nova, che è partito proprio da un'idea, e quindi sicuramente associare la medicina, quindi la medicina estetica, a tutto quello che è poi l'estetica. È nato quest'idea, appunto la possibilità di creare dei percorsi a base di vino. In tutto il periodo autunnale ci seguirà come sponsor unico di questa manifestazione la cantina Talamonti, che è alle nostre spalle. E l'idea è nata proprio fare il bagno nel vino, possibile sì, ed è anche estremamente naturale, estremamente piacevole per la pelle. E la pelle diventa di seta, la pelle viene nutrita, rigenerata in tutto quello che è il suo splendore. Vi aspettiamo nel nostro centro estetico, che si trova a Villa Raspa di Spoltore. È un centro nato da qualche anno, ma che già è riuscito in breve tempo a conquistarsi una bella fetta di pubblico. Se la tua testa non trova pace, c'è una bellezza magica per te. Mani di fata. Hair Stylist Mani di Fata. Un tocco magico per ogni tuo desiderio. Viale Bovio, Galleria Muzzi, Pescara. Giorno lunch time, happy hour, dinner time and wine disco bar. Verderame, Hots and Colds, Pescara, Viale Marconi 1/3. Una questione di gusto. Tenere nella serata di chiusura che l'estate ci ha fatto salutare. Si balla, corro braccia a tua mamma, non facevo vincere, fila totale di la mamma devo capire. 12 anni fa un weekend dintorni nasceva e veniva per le prime volte qui al Babalù e Silvano ne è la testimonianza. Cosa fa il successo del Babalù e quali sono i fattori che ne determinano l'affluenza così piena e il primato un po' in tutto? Sicuramente è dovuto al fattore estivo, essendo locale estivo che dura 5 mesi poi si ferma. Secondo me il successo è questo, poi c'è la voglia o l'ansia di aspettare la nuova riapertura, poi è dovuto al lago, il verde, l'estate. Il successo di questo locale forse io lo attribuisco alla clientela, agli amici, veramente amici che non mancano mai. Tanti amici e lo troviamo qui a fianco il cliente numero uno d'Italia, invidiato da tutti i locali notturni d'Italia. Eccolo qui, Antonio Onorante, invitali a venire al tuo compleanno qui al Babalù
Guarda, noi non possiamo mancare all'apertura e alla chiusura. E quando chiude il Babarose è un anno che se ne va. Purtroppo, Antonio. Oriana De Voe, qui voce del Babalù. Il Babalù, come lo descriveresti? Ma io fortunatamente il Babalù l'ho vissuto anche prima di lavorarci, dunque l'ho conosciuto appena aperto, lavoravo in altri locali e ho vissuto sempre un'emozione veramente grande per quella che è una struttura stupenda, per come la vedete, per come naturalmente la maggior parte delle persone la conoscono. È l'estate, il Babalù è l'estate, è una sensazione forte, non c'è persona che frequentando le discoteche non scelga almeno una volta nell'arco dell'estate lunga di venire al Babalù. Sono in compagnia di Peppe, buonasera. Buonasera a tutti. Ti volevo dire, è bellissima discoteca, è una bellissima chiusura. Che peccato, dobbiamo aspettare l'anno prossimo. Allora, la discoteca è la discoteca pluripremiata d'Italia, come quest'anno ha anche avuto il quarto premio al miglior locale d'Italia, quindi questa la dice tutta. Per quanto riguarda l'ultima serata, grandi ospiti, grandi personaggi, e poi ci prepariamo al prossimo anno per rifare una stagione ancora migliore di quest'anno. Serata di chiusura qui al Babalù in compagnia del Conte Max e di Elio, buonasera innanzitutto. Buonasera a voi. Buonasera a tutti. La serata continua. Con me quest'inverno ci mancherà il Babalù. La prossima settimana Grillinis e Lola e Molly Malfis Restaurante per il predisco. Vi salutiamo tutti e vi aspettiamo a Porto Recanati. Elio, allora cosa vogliamo dire di questa serata di chiusura? Purtroppo l'estate 2007 è finita. Speriamo di rivederci ancora da queste parti l'anno prossimo e sicuramente il gruppo Ascani ci riserverà qualcosa di speciale anche sul Lola o sul Green. Eccolo qui, Manuele Ascani, erede al trono degli Ascani. Allora, la stagione estiva è stata molto molto positiva. Abbiamo lavorato anche di più dell'anno scorso, ogni anno ci miglioriamo. Questo è un motivo di soddisfazione per me e per la mia famiglia. Il Lola abbiamo riaperto i battenti sabato 8 settembre e il martedì 11 settembre. Pertanto abbiamo iniziato veramente bene, per fortuna siamo partiti davvero alla grande e venerdì 28 facciamo l'inaugurazione del venerdì sera. Del vocalist del Babalù, Alexel, buonasera. Buonasera a voi, come potete vedere è l'ultima grande notte Babalù dell'estate 2007, veramente dei numeri incredibili quest'anno. Mattia Scani, grande DJ del Babalù, buonasera. Buonasera a voi, guarda, visto che ora siamo alla fine posso dirlo, perché noi solitamente per Scaramanzia non diciamo mai nulla, è andata molto bene. La rima non può mancare, perché se Fitness Event vorrai trovare, il venerdì al Twin non devi assolutamente mancare. Accende una nuova luce qui nel cuore di Pescara Vecchia, sto parlando del Twin e questa stella brillerà solo per le telecamere di Weekend e dintorni. Voglio cominciare da Alessandro e parliamo del venerdì qui al Twin. Allora, rispetto all'anno scorso ci sono delle novità, ovviamente a partire, come avete visto, dalla location che è notevolmente cambiata. Anche la formula dell'aperitivo cenato diciamo così è cambiato, perché obiettivamente non è più un aperitivo cenato ma una vera e propria cena con servizio al tavolo.
Sul dopo cena, come ha accennato innanzitutto Alessandro, abbiamo investito tantissimo sulla nostra nuova console. Abbiamo impostato una serata goliardica e selezionata nella musica con tre nuovi DJ, Marini che è sempre con noi come sempre, Luca Barcaro e Claudio Corna. Vorrei partire da Claudio Corna. Eccolo. Questa sera l'inaugurazione del Twin di venerdì notte, per adesso siamo all'aperitivo, cenato, quindi stiamo sentendo un po' di musica deep house. Poi ci sarà Luca Barcaro, ci sarò io, ci sarà Alessandro Marini, quindi comunque musica di qualità, come sempre. Novità, novità sono quelle un po', secondo me, un'aggregazione di staff nuovo, un po' più completo, un po' più a 360 gradi per quanto riguarda sia la console, sia dalla porta a tutto il locale. In console vi troviamo anche un amico che ci è venuto a trovare, Giorgio Santovito, con tutti i suoi riccioli d'oro. Anticipo, ci sarà un ritorno della domenica notte, anticipo, ci sarà un ritorno di una discoteca famosa di Pescara che si chiamava Catti Sark. Anche il barman, i barman, scusate, sono rinnovati e sono bellissimi, a partire da Cristiano. Ciao, gli amici di Weekend, un saluto a tutti. E Antonello, buonasera. Ciao, ciao a tutti. Allora, questa sera che cosa farete? Vi siete divisi i compiti? Il compito alla fine è lo stesso, poi in base a quello che ci chiedono facciamoli. Stasera farò bucatini alla matriciana, tanto per iniziare. Poi vedremo, insomma, a seconda di quello che chiede la gente, però quelli li facciamo bene. Buonasera Piero, sempre qui al team Fitness 7. Invitiamo le persone a venire. Invitiamo le persone a venire, quest'anno novità, il locale completamente rifatto, nuovo look. Twin è uno dei locali più belli di Pescara, a mio avviso, sembra davvero molto carino, bella gente, bella situazione, venite qui al Twin, aspettiamo. Com'è il Twin? Bellissimo locale, carino. È pronta per il dopo cena? Prontissima. Sono in compagnia finalmente di Salvio, il proprietario del Twin. Più che cambiamenti abbiamo tentato di personalizzare un poco il locale, come avevamo già in mente di farlo all'inizio, ma non potevamo, che l'abbiamo preso in corsa, adesso abbiamo tentato di fare qualcosa di diverso. Abbiamo sostituito l'aperitivo cenato con la cena servita, dopo i DJ magari ne abbiamo aumentato qualcuno, lo vedrete più avanti, fate scoprire da soli, non fatemi dire tutto a me. E niente, ci sarà musica commerciale come l'anno scorso, la formula è la stessa, è cambiato il locale, ma soprattutto penso che siamo aumentati noi di staff e quindi spero che aumenta la gente. Benissimo, allora venite e continuate a seguirci sempre qui al Twin venerdì, sabato e domenica. Grazie, seguite anche il Weekend di Torno. Beh, ti gusta? Mi piace da morire. Vi aspettiamo al Twin. Mi raccomando, non mancate. E sempre seguite Weekend di Torno. Purtroppo per voi si è conclusa anche la puntata numero 5, 8, 9. E tutto quello che possiamo dire è: se il freddo sta per arrivare e sotto la coperta hai tanta voglia di restare, fai un click, cerca Weekend e dintorni e indubbiamente il caldo ti saprà accontentare.